italiano strano, sono napulitana. Si sono riuniti in migliaia a Piazza Dante per il controconcerto del 1° maggio dei Terroni Uniti. Hanno calcato il palcoscenico più di 60 artisti, musicisti, cantanti, cabarettisti, poeti, scrittori e le radio di tutta la regione. Tutti gli interventi sono stati dedicati al tema del lavoro, dei diritti sociali e civili, dell'ambientalismo, della lotta allo sfruttamento e alla povertà, dell'antirazzismo, con la presenza della comunità senegalese e palestinese. Ampio spazio alla lotta in difesa dei territori e dell'ambiente, con gli interventi del presidio permanente NOTAP di Melendugno, del movimento NOTAV e del comitato No Grandi Navi di Venezia. Spazio anche al movimento Anticamorra, Un Popolo in Cammino, e al movimento dei Precari Bros, e poi ancora musica, gruppi emergenti e artisti affermati. Napoli ha dato una grande dimostrazione, la dimostrazione che è vero che la musica riesce a aggregare, ma è ancora più vero che quando ci sono dei temi importanti la città risponde in una maniera incredibile. Una risposta di potenza umana, di cultura, di musica, di solidarietà, di letteratura, di scrittori, di voglia di un riscatto dei sud, non contro qualcuno, ma per costruire un mondo fatto di solidarietà, di fratellanza e di giustizia sociale ed economica. Quindi Napoli che diventa il cuore della lotta dove i sud sono protagonisti. Ma Napoli non è stata protagonista solo nella lotta, tutt'altro. La città è stata letteralmente presa d'assalto dai turisti in visita al centro storico, a lungomare, a Piazza Plebiscito. Una delle mete preferite da turisti e visitatori è stato il Gran Cono del Vesuvio. Secondo i dati del consorzio Artem sono stati 4.512 gli accessi al sentiero. Ma anche l'apertura straordinaria dei siti archeologici del 1° maggio ha fatto registrare un boom di presenze negli scavi di Pompei, dove si sono contate 12.596 presenze, al parco archeologico di Ercolano, dove sono state riaperte al pubblico le terme maschili e tre domus, la casa del tramezzo di legno, la casa sannitica e la casa dei cervi, i visitatori sono stati 1.530. Porte aperte in via straordinaria anche al museo ferroviario di Pietrarsa a Portici, con visite guidate e un viaggio virtuale, la nuova attrazione in realtà aumentata che fa rivivere la nascita della prima ferrovia in Italia, la Napoli-Portici, voluta dai Borbone nel 1830.